Passiamo al prossimo intervento della dottoressa Ivana Vojnovic, se ho pronunciato bene, direttrice del Centro per i cambiamenti climatici, le risorse naturali e l'energia dell'Università Dojna Gorica del Montenegro. Diamo un applauso di benvenuto. Grazie mille, thank you very much. Well, I must switch to English, although I'm very fond of your language, your culture and Italy, but for me it would be so much difficult to talk in Italian. Ma sarebbe troppo difficile per me parlare italiano. First of all, let me warmly greet you and allow me to thank you for inviting me for being to be one of the speakers at 14 Polieco Economic Forum on Waste Economy. Forum Polieco sull'economia del rifiuto. È un grande piacere per me. Il tema che voglio presentarvi oggi è l'inquinamento marino. Il titolo è Come domare una belva di plastica nell'Unione Europea. Perché ho scelto questo tema specifico? La spiegazione più semplice è che i rifiuti sono strettamente connessi alla produzione della plastica. Come tutti sappiamo, la plastica è un materiale importante nelle nostre vite quotidiane e nella nostra economia. Come sappiamo tutti, è un prodotto della società moderna che fa parte della nostra tecnologia. È flessibile, leggera, resistente alla corrosione ed è robusta. Ed è esattamente per questi vantaggi che la plastica è diventata uno dei materiali più usati insieme a legno e metallo. Ora ripasseremo un po' di storia. È stata inventata nella seconda metà del XX secolo. È stata una grande scoperta all'epoca. Nel 69 ha usato dei materiali per rendere la cellulosa la prima varietà di plastica al mondo. Dopo il XX secolo i prodotti di plastica hanno iniziato a apparire uno dopo l'altro. Nel 2007 quello che è conosciuto come il padre della plastica ha creato la prima plastica completamente sintetica che ha aperto l'era della plastica in cui viviamo oggi. Nel XX secolo ha fatto grandi progressi. Negli ultimi 50 anni il ruolo e l'importanza della plastica è cresciuto enormemente. Dopo la seconda guerra mondiale la grande produzione di plastica ha iniziato l'industria della plastica. Ora è entrata in tutti i settori della società e ora le persone in tutto il mondo vedono il mondo tramite la plastica. La produzione di plastica è aumentata di 20 volte dagli anni 60, raggiungendo le 460 milioni di tonnellate nel 2019. Ci si aspetta che raggiungerà gli 1,2 miliardi entro il 2050. L'inquinamento da plastica contribuisce con oltre 400 milioni di tonnellate di CO2 all'inquinamento globale. La plastica è economica, perciò può essere scartata senza preoccupazioni ed è una delle sostanze che viene più gettata via nella nostra società. I suoi componenti non sono naturali, perciò non può essere assorbita dagli ecosistemi naturali. Questo causa enormi accumuli di rifiuti plastici in tutto il mondo, causando danni alla salute e all'ambiente. Perciò l'inquinamento da plastica è un problema globale urgente. Enormi quantità di rifiuti plastici finiscono nell'ambiente da fonti presenti sulla terra e nel mare, causando
problemi economici e ambientali significativi. Per esempio, la resistenza alla corrosione significa che la plastica fatica a decomporsi. Potrebbero volerci fino a 450 anni per la plastica sepolta nel suolo per degradarsi completamente. Quando beviamo acqua da una bottiglia di plastica e la buttiamo nel cestino, non siamo neanche consapevoli che questa sopravviverà a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti e ai nostri bisnipoti. Ci vogliono 450 anni per le bottiglie di plastica per decomporsi e le buste di plastica vivono fino a 1000 anni. Nell'Unione Europea vengono prodotti circa 13 milioni di chili di tonnellate di plastica. Al momento i costi operativi del riciclo di plastica è triplo rispetto alla produzione di nuova plastica a causa dell'alto costo della raccolta e della differenziazione e a causa della limitata disponibilità di plastica riciclabile. In tutto il mondo, tra 8 e 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, dove diventano completamente intrattabili. Entrano negli organismi marini e infine nei nostri corpi. Le attività economiche direttamente colpite dalla plastica includono la pesca, l'acquicoltura, il turismo. Il costo è stimato per circa 8 miliardi di dollari per anno globalmente. Nei prossimi 20 anni ci aspettiamo un raddoppiamento della produzione della plastica sulla base dei dati di cui disponiamo e ci aspettiamo di avere 12 miliardi di tonnellate di plastica nelle nostre discariche o nell'ambiente. La ricerca e lo sviluppo non hanno ancora una comprensione olistica dei processi che riguardano la plastica. Ci si sta concentrando soprattutto sull'uso della plastica durante il periodo di consumo come prodotto e non per tutto il loro ciclo di vita. L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare ha annunciato che la plastica viene trovata in tutti gli organismi marini. La microplastica e le tossine create dalla decomposizione della plastica in mare contaminano gli organismi che finiscono poi sulla nostra tavola. In poche parole, la plastica è entrata nella catena alimentare e nei nostri corpi. A meno che non sarà fatto qualcosa, ci sarà più plastica che pesci nel mare entro il 2050. Quindi come intende l'Unione Europea domare questa belva di plastica nell'acqua e come intende affrontare il tema dell'inquinamento marittimo? 30 milioni di tonnellate di rifiuti plastici vengono generati in Europa ogni anno. Circa l'80% dell'inquinamento marittimo è costituito da plastica. L'Unione Europea ha iniziato a combattere l'inquinamento da plastica per accelerare la transizione a una economia della plastica circolare e efficiente in diversi modi. Ridurre o limitare la produzione di plastica è sicuramente il primo passo. Tuttavia, il problema attualmente è fuori controllo dal momento che la produzione di plastica cresce a un tasso del 4% dal 2000. L'industria plastica ha prodotto più plastica dal 2000 rispetto a tutti gli anni precedenti combinati insieme. Oltre il 70% di questa plastica è già un rifiuto. Perciò la gestione della plastica, a causa della scarsa raccolta e differenziazione, è difficile, quindi questo deve essere migliorato. Molti rifiuti plastici finiscono in discariche, in inceneritori, oppure vengono gestite non correttamente. A volte diventano parte di nuovi prodotti. Solo pochi paesi hanno adottato delle misure
per usare la plastica in un modo davvero circolare. Perciò dobbiamo andare oltre la gestione del rifiuto, dobbiamo enfatizzare la prevenzione per mettere in atto un vero uso circolare a lungo termine della plastica. La strategia europea per la plastica nell'economia circolare deve trasformare il modo in cui i prodotti plastici vengono progettati, usati e riciclati nei paesi dell'Unione. Secondo questa strategia, le modifiche devono essere attuate urgentemente. Si raccomandano cambiamenti perché i prodotti a vita breve possano essere riutilizzati o riciclati con poco costo. Per raggiungere gli obiettivi della strategia europea per un'economia circolare richiedono grossi investimenti in innovazione e ricerca. Dobbiamo evitare la cattiva gestione di rifiuti plastici. Saranno necessari investimenti ulteriori tra gli 8 e i 16 miliardi di euro per raggiungere gli obiettivi più ambiziosi. Si dovranno adottare delle misure in aree singole come le microplastiche, la plastica monouso e le nuove plastiche come quelle bio-based e compostabili. Attualmente il 40% della plastica è a uso singolo e ha una vita di un anno. Dal 2021 la plastica usa getta è stata bandita nell'Unione Europea. Questa costituisce il 70% dell'inquinamento plastico in mare. I prodotti di plastica che non hanno un'alternativa verde dovrebbero essere ridotti del 25% entro il 2025. I mercati per la secondi per la plastica non funzionano bene come potrebbero. Sono necessari nuovi investimenti per migliorare le capacità e la qualità dei materiali plastici secondari. Innanzitutto bisognerebbe aumentare il costo di gettare la plastica nell'ambiente invece rispetto a gestirla in modo rispettoso dell'ambiente. È difficile per i paesi applicare alcune delle misure che ho citato, soprattutto le misure che hanno un'implicazione a livello di commercio. Il commercio illegale di plastica è già un problema enorme su scala globale e rappresenta uno dei crimini ambientali più gravi, oltre ad essere una grande fonte di guadagno per gruppi criminali. Presenta ovviamente enormi rischi per la sicurezza dell'essere umano. Questo include il traffico, per esempio, da paesi europei e occidentali verso l'Africa di rifiuti illegali. Abbiamo bisogno di più accordi sulla plastica. Ci sono degli accordi internazionali sulla plastica che riguardano vari aspetti di questo materiale. Vorrei concludere dicendo che la plastica come prodotto, e qui non voglio essere capita male, la plastica come prodotto non è un nemico, è molto utile per l'economia e per le nostre vite quotidiane, come ho esordito, ma l'enorme problema sono i rifiuti di plastica, soprattutto quelli di plastica usa e getta, è anche un altro enorme problema il traffico illegale, ma anche l'incapacità a livello globale di gestire i rifiuti plastici. Tutto questo insieme causa 100 milioni di tonnellate di plastica che finiscono a aumentare i nostri rifiuti.
considerably reducing the overall impacts of plastic on the environment. Esiste il potenziale per ridurre l'impatto della plastica sull'ambiente. European Plastic Strategy, a global agreement on plastics can target. Abbiamo bisogno di un accordo globale che affronti le fonti di rifiuti plastici sia su terra che per mare, e dovrebbe riguardare sia i rifiuti accidentali sia quelli intenzionali, e dovrebbe coprire tutta la vita della plastica. Abbiamo bisogno di un approccio più bilanciato a livello globale per gestire l'intero ciclo della plastica, senza considerare solo la sua fine di vita. Dobbiamo mettere in atto vere soluzioni circolari. Thank you very much for your presentation.